Assessore Scrocco, ecco, l'occasione di presentare due nuovi corsi dell'ETS di meccanica e meccatronica è stata anche l'occasione per fare un primo bilancio. Sì, un bilancio assolutamente positivo che vede il sistema ETS ancora una volta una risposta concreta per la ripresa dell'Abruzzo, perché la ripresa dell'Abruzzo passa attraverso la formazione e quindi anche il lavoro dei giovani. L'ETS Meccatronica è nella classifica dell'Indire, quindi del MIUR, al 13° posto su 113 ETS in Italia, perché riesce a dare risposte concrete lavorative. Il 90% dei ragazzi che escono dal corso gratuito di 2 anni trovano immediatamente lavoro, una parte all'interno delle aziende dove fanno lo stage e una parte trova lavoro nelle imprese che comunque hanno a che fare con l'automotive, la meccanica e la meccatronica. Nell'ultimo corso hanno partecipato all'ultimo corso 23 ragazzi, il corso finirà fra una settimana, ma la metà dei ragazzi ha già un contratto in tasca, quindi devo dire che sono non solo molto contenta ma veramente soddisfatta. Questa mattina insieme a noi c'erano delle grandi aziende quali la Honda e la Sevel è la più grande azienda abruzzese, perché hanno capito quanto convenga anche a loro affidarsi al sistema ITS, perché tutte le aziende hanno questo bisogno, cioè avere personale altamente specializzato e anche formato da loro, quindi un successo per tutti. Un sistema, quello di ITS, che non è in contrapposizione con quello universitario? Assolutamente no, tra l'altro l'università dà una mano quando l'ITS funziona, collaborano insieme. Per esempio in questo stesso ITS, l'ITS stesso concede dei crediti per poi avere anche, come dire, una qualifica di tipo universitario, quindi se l'ITS collabora, se c'è una collaborazione stretta nel sistema ITS Università, vincono tutti ancora una volta.